Benissimo, possiamo cominciare. Vedo che piano piano si stanno collegando altri partecipanti, ma vogliamo dare, diciamo, il via a questo evento in tempo, anche perché i contenuti di cui parleremo sono molti ed è parecchio denso come seminario. Benvenuti a questo evento dedicato ai materiali compositi, in particolare al tema della digitalizzazione dei processi produttivi nell'industria dei compositi. È un evento che abbiamo organizzato in collaborazione con un partner, FK Group, che è un'azienda che si occupa di soluzioni per il taglio dei materiali compositi. Materiali, tra cui anche i materiali compositi. Oggi, diciamo, l'intervento sarà tenuto da me. Io sono Francesco Palloni, fondatore di SmartCAE, esperto di simulazione al calcolatore, e per diciamo, tanti di voi che già ci conoscono, capita spesso di organizzare eventi come questo, nei quali coinvolgiamo esperti di settore per affrontare dei temi particolari. Oggi sono in compagnia di Stefano Ratti, di FK Group, Product Manager dell'area compositi di FK Group. Non so, Stefano, se vuoi dare il buongiorno ai partecipanti. Assolutamente sì, buon pomeriggio a tutti, ringrazio Francesco per questa opportunità e io sono, come detto da Francesco, Stefano Ratti, Product Manager Compositi di FK Group. Allora, Dopo questo successivamente presenteremo un po' la nostra realtà. sì, esatto. Questo seminario è nato un po' per scherzo durante un incontro che abbiamo avuto con Stefano durante il JEC Forum a Bologna la scorsa estate. Era venuto fuori il tema appunto dell'utilizzo, diciamo, delle tecnologie digitali per l'industria dei compositi, mettendo insieme quello che fa SmartCAE con quello che fa FK Group, ci siamo resi conto che effettivamente eravamo in grado di portare dall'inizio alla fine tutto il workflow del composito in un ambito digitale, automatizzabile e a prova di errore, di tipo Industria 4.0. Per cui questo è un po' il trade union tra queste tecnologie e il motivo che ci ha portato a organizzare questo evento. Prima di entrare nel vivo del seminario, ho preparato un'agenda dell'evento. La prima parte è essenzialmente una breve presentazione sia di SmartCAE che di FK Group, per spiegare chi siamo, cosa facciamo e qual è il nostro ruolo all'interno dell'industria dei materiali compositi. Dopodiché entreremo nella parte più corposa del seminario, quella di maggior contenuto tecnico, che è quella che riguarda appunto il workflow del composito, dalla progettazione fino alla realizzazione del manufatto. Tecnologia applicata diciamo, alla tecnologia del preimpegnato con la tecnica dell'end layup e pure in autoclave, e vedremo come sia possibile digitalizzare buona parte delle operazioni di tutto il flusso di lavoro che vengono svolte in ogni step di realizzazione del manufatto. E in particolare contestualizzeremo questi concetti attraverso un caso di studio. Infine, tireremo le conclusioni di questo evento e per chi avrà voglia di intrattenersi più a lungo con noi, abbiamo previsto una sessione di domande e risposte dove, utilizzando la chat di GoToWebinar, potrete sottoporci le domande
Le domande le potete sottoporre in qualsiasi momento, anche mentre stiamo andando avanti con la presentazione, però noi risponderemo ai quesiti soltanto nella sessione di domande e risposte. Comunicazione di servizio, stiamo registrando il seminario, pertanto se dovessero capitare dei problemi di connessione audio o video, non preoccupatevi perché nei prossimi giorni riceverete il link per vedere la registrazione sul nostro portale dei webinar e anche su YouTube. Allora, due parole su SmartCAE, molto rapidamente. SmartCAE è una società formata da uno staff di 10 ingegneri calcolisti. Ci occupiamo di computer aided engineering, svolgendo attività di consulenza nell'ambito dei materiali compositi. È un po' la specialità della casa, la progettazione, la verifica strutturale, l'ottimizzazione dei compositi laminati. Sul tema del composito, la nostra attività si divide in due aree principali. Da una parte offriamo servizi di simulazione al calcolatore, quindi possiamo supportarvi con attività di appunto simulazione, dimensionamento, verifica strutturale di parti in composito e non solo, ci occupiamo anche in generale di simulazione termica e fluidodinamica, simulazione multibody e quant'altro. E l'altra parte importante della nostra attività è la rivendita di software di simulazione. E in particolare, come vedremo tra poco, siamo partner di varie aziende, non sono software che sviluppiamo noi, sono sviluppate da software house, che però hanno tutte in comune il comune denominatore di operare sui materiali compositi. Venendo nel dettaglio al tema, diciamo, dei servizi, per quanto riguarda la progettazione con il composito, possiamo occuparci di analisi di fattibilità del composito, ovvero possiamo aiutare l'azienda a valutare la fattibilità di un manufatto in composito, ad esempio per sostituire parti meccaniche metalliche con equivalenti in fibre di carbonio, e quindi possiamo aiutare a riprogettare il componente nella forma e a selezionare il materiale più appropriato e identificare il fornitore che possa realizzare al meglio il manufatto. Possiamo occuparci del dimensionamento e verifica del composito attraverso l'analisi agli elementi finiti. Quindi attraverso il calcolo FEM possiamo individuare, risolvere, proporre modifiche geometriche e di laminazione per rispondere ai requisiti di dimensionamento strutturale di resistenza e rigidezza. Possiamo svolgere attraverso la nostra esperienza, attraverso l'utilizzo di software automatizzati, anche operazioni di la possibilità di attraverso software di ottimizzazione automatica, per cui una volta partiti da un progetto esistente possiamo migliorarne le prestazioni meccaniche ai fini di migliorare e ridurre il peso migliorandone la rigidezza e la resistenza. Tema particolare è il tema del danneggiamento progressivo del composito, in particolare strutture di crash automobilistiche in fibre di carbonio. Abbiamo l'esperienza per poter gestire anche questa classe di problemi e abbiamo collaborato a svariati progetti dove eravamo responsabili appunto del dimensionamento delle strutture collassabili. Ultimo, ma non ultimo, fase importante quando si fa il dimensionamento di una struttura in composito, avere a disposizione dati sperimentali affidabili da utilizzare come parametro da introdurre nel modello matematico. Questo sia per quanto riguarda dimensionamenti statici, che per quanto riguarda verifiche di danneggiamento progressivo del laminato. Venendo al tema
degli strumenti che noi proponiamo per la progettazione dei compositi, siamo partner di Siemens Digital Industry Software per quanto riguarda le soluzioni SimCenter 3D e FEMAP, entrambe che utilizzano la piattaforma Nastran per il calcolo strutturale agli elementi finiti. Un sistema che è, diciamo, di fatto il riferimento nel settore automotive, motorsport e aeronautico per quanto riguarda la verifica strutturale dei laminati. Venendo in particolare al tema di oggi, che è quello della gestione del flusso di lavoro dal progetto al prodotto dei compositi, siamo partner di Anaglyph, società inglese che sviluppa il software Laminate Tools, che permette di gestire in maniera integrata i dati di progettazione e produzione del composito, sia il sistema PlayMatch, che è un sistema di realtà aumentata che permette di aiutare il laminatore il posizionamento delle pad sullo stampo da parte del laminatore. Questo per quanto riguarda SmartCAE. Per quanto riguarda FK Group, lascio la parola a Stefano per introdurre la realtà di FK Group. Perfetto. Allora, FK Group è una realtà italiana nata negli anni 60 nel mondo dell'abbigliamento. Negli anni successivi siamo andati ad ampliare quella che era la nostra proposta per permetterci poi di affrontare sfide su mercati come appunto quello dei materiali compositi di cui stiamo parlando ora. Oggi FK è presente in tutto il mondo attraverso una propria rete composta da circa 500 persone tra dipendenti diretti e collaboratori. Abbiamo oltre 10.000 installazioni tra sistemi di taglio, che è poi l'argomento che vedremo successivamente, sistemi di stesura, postazioni di nesting e di digitalizzazione delle dime. La nostra società è situata nell'area di Bergamo, dove abbiamo 4 stabilimenti produttivi. Ci occupiamo di tutte le fasi, dalla progettazione alla preparazione della carpenteria, all'assemblaggio. Quindi è un prodotto che viene costruito, nasce, viene pensato, nasce, costruito tutto al nostro interno. Se Francesco può andare alla slide successiva. Qui volevamo mettere insieme un po' quelle che sono le soluzioni che siamo in grado di proporre a livello di taglio. Qua più che altro sono i concetti di tipologie di macchine di taglio, in realtà poi la gamma è molto più ampia. A livello di tecnologia, le due tipologie di macchine che vedete in questa immagine sono identiche, ma differenti, diciamo, nelle modalità di utilizzo. Nella parte alta della slide, sulla destra, vediamo una macchina conveyor che molti di voi hanno già avuto modo di vedere, dove la fase di alimentazione delle pelli, di taglio e di scarico avvengono in aree differenti della macchina. Questo tipo di soluzione è indicata per qualsiasi tipologia di produzione, quindi da ricerca e sviluppo fino a produzioni più massive. Nella parte bassa della slide invece vediamo la macchina a banco statico, che noi chiamiamo biliardo. In questa macchina le tre fasi sopra descritte, quindi alimentazione, taglio e scarico, avvengono nella stessa area. Quindi questa è un'ottima soluzione per chi deve fare piccole produzioni, tre serie, o piuttosto per realtà che non necessitino flussi di lavoro con alimentazione continua dei tessuti. Queste due tipologie di macchine poi possono essere equipaggiate con differenti teste di taglio, che partono dalla 2,5 cm fino ad arrivare alla 9, passando dalla 3 cm, 6 cm e 8 cm. Che cosa sono queste, diciamo, dimensioni che abbiamo indicato? Rappresentano i centimetri massimi di materiale compressi che la macchina è in grado di tagliare.
Poi ovviamente il limite è dato dalle caratteristiche del materiale stesso che stiamo tagliando. Entrambe le macchine, entrambe queste teste di taglio poi possono essere equipaggiate con differenti opzioni come fustellatrici, sistemi di marcatura, sistemi di perforare, diciamo, con un ago, materiali. Diciamo, sono diverse poi le soluzioni, le opzioni che mettiamo a disposizione. Un dettaglio importante che compare in questa slide, in alto, questa mattonella o spazzola, come la si vuol chiamare, nera, da una dimensione 5x5, che rappresenta un po' come è composto il nostro piano di taglio, che è insomma, un insieme di queste piccole spazzole, che rappresentano per noi un grosso valore aggiunto, in quanto su questo tipo di supporto la lama può penetrare nel piano di taglio senza rovinarlo, e questo mi comporta un taglio sicuramente molto più preciso, perché non devo stare attento a non superare troppo quella che è il tessuto che sto tagliando, la pelle che sto tagliando, con la paura di rovinare quello che sta sotto. Qua no, devo andare all'interno e questo mi facilita molto nella fase di taglio. Ho una maggiore tenuta dell'aspirazione grazie a una maggiore portata del flusso d'aria, scusate. La capacità di mantenimento della temperatura di taglio dovuta al fatto che l'aria che serve per creare il vuoto, per tenere fermo del materiale, passa attraverso queste spazzole che sono composte da tutti questi piccoli aghetti e fa sì che la temperatura dell'area di taglio non vada ad innalzarsi, che in alcune lavorazioni può, come ben sapete, creare delle problematiche. Inoltre a questo possiamo aggiungere anche un basso costo di manutenzione, dato dal ridotto impatto che la lama ha su questo genere di supporto, e dà la possibilità di, qualora si dovessero rovinare, di sostituirle singolarmente. Possiamo andare nell'altra slide, Francesco? Sì, ho cambiato slide, però sembra che sia frizzato. Perfetto. È arrivato adesso. Qua abbiamo voluto mettere insieme un po' quelle che sono... Pronto? Sì, ti sentiamo. Ok. Allora, in questa slide invece abbiamo voluto mettere un po' insieme quelle che sono le nostre principali... Perfetto, certificazioni. Quindi certificazione ISO, la Green Label, in quanto i nostri macchinari sono ecosostenibili, e con questa certificazione siamo in grado di dichiarare anche quello che è l'impatto dei nostri sistemi sull'ambiente in fase di lavoro. Il MEP è un'altra certificazione a cui teniamo molto, perché è stato fatto un grosso lavoro grazie alla collaborazione di due dei nostri principali partner per quanto riguarda la parte elettronica, che sono Siemens e FAMUC. Siamo stati in grado di progettare macchine con consumi energetici molto bassi, che ci posizionano in classe A Gold, come si può vedere da questa slide, che hanno consumi medi che partono dai poco meno di 5 kWh, e questo è veramente un risultato per noi molto importante. Anche il sistema di filtraggio delle polveri prodotte dalla macchina è certificato ISO 5011. Sulle macchine sono installati dei filtri a 3 stadi, per cui l'aria che viene rilasciata nell'ambiente è completamente filtrata, non necessita, diciamo, di nulla di particolare per quanto riguarda poi lo scarico all'interno dell'ambiente di lavoro stesso, se lo si desidera, oppure può essere convogliato all'esterno senza problemi. Andiamo pure avanti, Francesco. Una breve, diciamo, rappresentazione delle varie tipologie di materiali che possiamo tagliare. Sostanzialmente andiamo a toccare un po' tutti i materiali compositi, quindi fibre secche, preimpregnati, tessuti ibridi, anime. Quindi una cosa che tengo a sottolineare è che con la stessa macchina di taglio, in realtà, possiamo veramente toccare un'ampia gamma di materiali, semplicemente andando a montare l'utensile giusto a seconda del materiale che ho da tagliare in quel momento. Ok, Francesco? Certo,
Ci siamo chiesti che cosa richiede il taglio dei materiali compositi e con l'aiuto dei nostri clienti che già hanno queste soluzioni siamo andati un po' a cercare di riassumere quelli che sono gli 8 punti chiave, quelli che un po' tutti ci hanno portato all'attenzione. Richiede di essere versatili. Quindi, grazie a una macchina di taglio, come diciamo poco fa, sono in grado di tagliare differenti materiali di taglio semplicemente andando a montare l'utensile adatto per il tipo di lavorazione che devo fare. Flessibilità. Viene spesso richiesto di essere rapidi, flessibili nel rispondere alle esigenze di produzione. E un sistema di taglio permette tutto ciò perché posso apportare delle modifiche ai progetti e pochi minuti dopo essere pronto alla macchina di taglio per andare a tagliare i pezzi che necessiteranno poi nella fase successiva di lavorazione. La velocità, evidentemente, insomma, un sistema di taglio automatico è molto più rapido rispetto banalmente a un taglio manuale, ma ci sono altri fattori che determinano la velocità. Ad esempio, non si necessita più di marcare prima i tessuti o le pelli con una dima per andare poi a seguire la marcatura con un taglio manuale. Questa fase spesso non viene considerata, ma porta, insomma, molto tempo e oltretutto la possibilità di tagliare, qualora ne avessi la necessità, multistrato. Per cui a seconda dei tessuti posso andare a tagliare 4, 5, 6, 7, 8 teli, 8 strati alla volta dello stesso materiale. Precisione, insomma, anche questa è abbastanza, se vogliamo, ovvia come considerazione, ma evidentemente il taglio, diciamo, automatico rispondere a dei criteri di precisione evidentemente più alti rispetto a quello che può essere a un taglio manuale. Differenti tipologie di lame. Sì, come dicevamo prima, la possibilità di tagliare differenti materiali deriva anche dalla possibilità di avere in dotazione o comunque avere a disposizione tutta una serie differenti di utensili. Quindi abbiamo sistemi per tagliare con lame vibranti, con lame fissa, ad esempio nel caso di materiali preimpregnati. Vibranti, tornando a questa tipologia di lame, per quelli che sono i tessuti, le fibre secche. Lame in acciaio, lame in metallo duro, lame in metallo duro seghettate, per cui andiamo un po' veramente a rispondere a qualsiasi tipo di esigenza. Controllo della temperatura, mi collego un po' a quanto visto in precedenza, a come è fatto il nostro piano di taglio, che quindi aiuta a mantenere bassa la temperatura di lavorazione, ma allo stesso tempo poi su determinate tipologie di macchine possiamo andare anche a incrementare i sistemi di raffreddamento attraverso appunto sistemi vortex o anche attraverso sistemi di lubrificazione della lama o di raffreddamento appunto di alcuni particolari del guidaggio della lama. Riduzione degli scarti, materiali compositi sono materiali, sappiamo tutti, molto, molto costosi. Quindi si deve cercare di avere la massima riduzione di scarto, riduzione degli spridi per ottimizzare quello che è la possibilità di taglio sulla pelle. Quindi questo attraverso l'ottimizzazione del nesting, che dopo vedremo, e la precisione del taglio, che qualora le geometrie e le matematiche lo permettano, permette anche di tagliare attraverso linee comuni, quindi avere pezzi assolutamente accostati, comportano una notevole riduzione dello scarto di materiali. Infine, ripetibilità dei pezzi. Cosa intendiamo? Il taglio automatico garantisce la possibilità di avere pezzi tagliati in maniera perfetta, rispettando esattamente le matematiche degli stessi. Quindi ogni pezzo, anche in fase successiva, ogni matematica che andrò a tagliare anche in fase successiva, sarà sempre identica. E questo in alcune realtà dove ci sono delle richieste a livello di certificazione di prodotto finale molto, diciamo, alte, questo è sicuramente un elemento importante, un elemento chiave. Quindi la nostra offerta parte
parte da un CADA che poi vedremo andrà a interfacciarsi con quella che è la proposta di SmartKey, dove andremo a creare il nesting dei nostri pezzi che dobbiamo tagliare. Poi abbiamo sistemi di alimentazione dei tessuti che possono andare da culle monotelo a alimentatori multirotolo con allineatori. Sistemi di taglio che abbiamo visto precedentemente. Abbiamo poi come opzioni sistemi per la digitalizzazione delle DIN. Adesso qua in queste immagini ne vediamo un paio, DigiPen e LevoDigit. Quindi una volta che io ho fatto la mia DIMA, fondamentalmente la vado a vettorializzare, la importo all'interno del CAD e poi vado a fare tutto quello che devo fare per andare al taglio o per modificare la stessa. E poi abbiamo il sistema ARC. Il sistema ARC, di cui dopo daremo delle indicazioni, offre all'operatore di lavorare in realtà aumentata. Quindi fondamentalmente io avrò già costruito il mio nesting basato su una, diciamo, composizione teorica del mio tessuto, della pelle, della direzione delle fibre, però in quel momento sarò a bordo macchina col tessuto steso sulla macchina, quindi sarà posizionato in un certo modo, andrò a rilevarlo e andrò a correggere il posizionamento delle figure in modo che la direzione delle fibre venga assolutamente rispettata. Molto utile anche nel discorso evidentemente del carbon look. Benissimo, andiamo avanti con il tema principale di questo seminario, che è quello proprio del workflow dei compositi e quali le tecnologie che permettono di abilitare una digitalizzazione del processo. In questa slide riportiamo le macro fasi dello sviluppo di un componente in composito, partendo dall'idea iniziale, arrivando poi alla sua fabbricazione. Quindi il primo step è quello della progettazione della laminazione. Il primo passo è quello di appunto progettare la laminazione. Tipicamente si parte dalla geometria CAD del componente e si decide come debbano essere posizionate e sovrapposte le pelli sulle superfici. Tralasciando per un momento gli aspetti del dimensionamento e della verifica strutturale, ci concentriamo oggi soltanto sui problemi di tipo tecnologico. Sono necessari degli strumenti che permettano al progettista di prevedere il drappeggio delle pelli sulle superfici curve dello stampo e avere degli strumenti che lo aiutino a intervenire e migliorare la forma dei ply per renderla tecnologicamente accettabile e realizzabile. Lo step successivo è quello di trasferire le informazioni della sequenza di laminazione al reparto di produzione per spiegare al laminatore le istruzioni che servono per fabbricare correttamente il manufatto. L'utilizzo di uno strumento digitale per creare il playbook partendo dal progetto permette non solo di risparmiare molto tempo rispetto a un approccio tradizionale basato su una raccolta di disegni e di fotografie, ma limita gli errori di interpretazione. Inoltre consente di aggiornare facilmente la laminazione in base ai feedback che arrivano dalla produzione, mantenendo progetto e playbook sempre allineati. Altro aspetto che può essere migliorato grazie all'utilizzo di strumenti digitali è quello della realizzazione delle dime. Invece di andare per tentativi, rifilando a mano le dime sullo stampo e poi digitalizzando la pelle, risulta molto più efficiente ed economico generare la geometria delle pelli direttamente nel modello digitale. Una volta che è stata definita la geometria delle ply, è possibile utilizzare degli algoritmi di nesting per impaccare il più possibile le ply al fine di minimizzare il materiale di scarto, come diceva poco fa Stefano, utilizzando appunto il CAD che FK Group mette a disposizione degli utenti dei loro plotter. Lo step successivo che è quello che abbiamo visto, di cui ci ha parlato Stefano,
a braccetto con il nesting c'è appunto il taglio. Abbiamo visto che si tratta di un'operazione che coinvolge numerosi aspetti legati non solo alla qualità e alla precisione del taglio, ma ci sono anche fattori come la sicurezza, i consumi energetici, che di fatto sono fattori da tenere presenti nella scelta appunto della tecnologia da utilizzare. L'ultimo step è quello della realizzazione del manufatto. Quindi, quando si realizza un manufatto in composito con un preimpregnato e cura in autoclave, si passa tipicamente per una fase di posizionamento manuali delle pelli sullo stampo. Questa è un'operazione in buona parte ancora artigianale, nel senso più nobile del termine. Fortunatamente esistono delle tecnologie che aiutano a digitalizzare anche questa fase. Quindi, se andiamo a, diciamo, rivedere tutte queste fasi del full workflow che partono dal progetto del laminato e culminano nella sua fabbricazione, tutte queste fasi possono essere assistite da strumenti e tecnologie che permettono di digitalizzare, automatizzare, velocizzare il processo. Nella parte alta, quella più concettuale e di impostazione, ci possiamo affidare alla soluzione di Anaglyph, ovvero il software Laminate Tools. Con Laminate Tools è possibile costruire, modificare, aggiornare la sequenza di laminazione, sia per l'utilizzo con le analisi FEM che per gestire i dati di produzione del laminato, ovvero generare il playbook ed esportare il profilo 2D delle ply. Una volta che sono stati generati i 2D delle pelli in formato di XF, queste possono essere date in pasto alle soluzioni di taglio di FK Group. Il software di nesting FCAD che si occupa di impaccare al meglio i profili da tagliare e i vari sistemi di taglio automatizzati, dal più grande al più piccolo, che sono in grado di soddisfare le esigenze di piccole e grandi produzioni. Infine, per la fase di fabbricazione, la fase di fabbricazione può essere efficientata grazie all'utilizzo di sistemi per aiutare il posizionamento dei ply sullo stampo, come il PlayMatch, sempre di Anaglyph. PlayMatch è un sistema di realtà aumentata che fornisce al laminatore informazioni visuali su come posizionare le pelli sullo stampo mentre sta lavorando. Ora, tutti questi concetti abbiamo cercato di contestualizzarli passando dal Laminate Tools all'utilizzo del software di nesting FCAD al sistema di taglio di FK Group utilizzando delle matematiche reali di un nostro utilizzatore. Ci è stato gentilmente fornito da Polycumbent, il team di studenti del Politecnico di Torino, che progetta biciclette estreme per partecipare alla World Human Powered Speed Challenge. La gara è una competizione internazionale in cui team studenteschi provenienti da tutto il mondo si sfidano per infrangere il record di velocità per veicoli a propulsione umana. Polycumbent ha utilizzato il software Laminate Tools sia per le attività di modellazione FEM che per la gestione dei dati di produzione del telaio monoscocca in fibra di carbonio di Cerberus, l'ultima bicicletta estrema nata lo scorso anno per gareggiare alle gare internazionali del 2022 e che è stata ulteriormente migliorata per gareggiare alle gare di quest'anno. Di tutto il progetto, che è molto completo e complesso, abbiamo selezionato una piccola parte, quella che si vede in figura, che è il copriruote inferiore. E si tratta di una parte limitata come estensione geometrica, ma che è anche come laminazione, ma che contiene in sé tutte le problematiche tipiche della fabbricazione di una parte in fibra di carbonio.
velocizzare il flusso ci appoggiamo a delle animazioni. Per prima cosa Laminate Tools mi permette di, torno un attimo indietro, mi permette di interrogare il modello e recuperare quanti metri quadri di materiale sto utilizzando di quel determinato materiale. Dopodiché mi permette, appoggiandomi sulla geometria, di selezionare supergruppi di superfici e sui quali andare a definire la sequenza di laminazione, punto di inserimento della pelle, orientamento delle fibre e punto di inserimento. In particolare la parte del punto di inserimento e la simulazione del drappeggio è un aspetto importante perché a parità di geometria di pelle che voglio ottenere, in base al punto di inserimento che vado a selezionare potrei avere o non avere problemi di stramatura, grinze e quant'altro. Altra cosa importante è il fatto di poter intervenire, il progettista può intervenire sul progetto andando a introdurre ad esempio dei tagli sul profilo, sul perimetro della pelle per favorire drappabilità, il drappeggio. Ad esempio in questa pelle dove avevo inizialmente l'orientamento a più o meno 45 gradi non ci sono problemi di drappeggio, la solita superficie però con una pelle a 0,90 gradi presenta dei problemi di drappeggio e quindi che posso risolvere attraverso i tagli. Altre informazioni che mi fornisce Laminate Tools sono ad esempio una mappa degli spessori dove vedo dove si possono addensare il materiale sulle zone a forte curvatura e visualizzare l'andamento degli spessori delle pelli, il numero di pelli, e vedere visualmente la sequenza di inserimento della pelle sullo stampo. Quindi mi dà modo di avere questa informazione da un punto di vista di progettazione. Una volta che ho definito la sequenza di laminazione, si può passare alla fase di documentazione. Quindi, richiamando il comando di export del playbook, si può selezionare la porzione di modello, in questo caso tutte le pelli di T300, e selezionare se buttare fuori gli sviluppi piano o anche il profilo 3D delle pelli. Per quanto riguarda i dettagli da introdurre nel modello, ho la possibilità di introdurre soltanto il perimetro esterno o riferimenti vari e eventualmente per zone in forte spessore e forte curvatura tener conto di fattori correttivi dello spessore del laminato che possono cambiare la pelle. Una volta esportato il playbook posso ottenere un file in formato HTML come questo con il quale ho delle informazioni visuali che spiegano al laminatore come deve andare a inserire le pelli sullo stampo. In maniera analoga a questo strumento c'è anche il playbook in formato Word, richiede un po' più di preparazione, ma anche quello è qualcosa che si genera rapidamente. Per quanto riguarda lo sviluppo delle pelli, rimanendo all'interno di Laminate Tools ho la possibilità di vedere in anteprima per ogni ply quello che è lo sviluppo appunto piano 2D della pelle che mi cambia in base all'orientamento della pelle e alla fine posso esportare un file in formato DXF che rappresenta l'input per andare poi in produzione ed entrare nei sistemi di nesting e taglio di FK Group. Qui passo nuovamente la parola a Stefano. Grazie Francesco. Adesso in questo filmato andiamo a vedere quella che è la fase di importazione del DXF creato con la Laminate Tools. Andiamo a richiamarlo, lo importiamo, andiamo se necessario a fare una pulizia anche dei punti, adesso questo filmato corre un po' veloce Francesco, se possiamo tornare un po' indietro
Ok, magari ci fermiamo un attimo qua. Sì. Quindi abbiamo l'importazione del DXF, andiamo a fare una pulizia dei punti se necessaria, poi andiamo pure avanti, Francesco, adesso andiamo a ritoccare, a sistemare, fare quello che serve appunto per il refine, salviamo il modello e andiamo a creare il piazzamento automatico. O piazzamento, poi adesso qui, ferma pure Francesco. Attimo, scusate, torno indietro. Ecco, eravamo qua. Perfetto, quindi allora entriamo nel sistema di piazzamento. Piazzamento, esistono fondamentalmente due tipologie, piazzamento manuale, dove appunto andrò direttamente a posizionare i pezzi una volta accodati i criteri di dimensionamento della pelle che devo tagliare, oppure il piazzamento automatico, che è poi quello che vedremo in questa fase, dove vado a inserire tutta una serie di criteri che vanno dalla possibilità di ruotare le figure o meno, dai materiali che vado a appunto andrò a tagliare e così via. Vai pure avanti, Francesco. Una volta inseriti i criteri, do un tempo di calcolo, andrò a dire quanti pacchi appunto, di pezzi dovrò tagliare di quel modello e l'algoritmo inizia a fare un calcolo. Adesso qui l'abbiamo qua nel filmato interrotto. Posso dare un tempo di lavorazione di 1 o 2 minuti a seconda di quello che ho necessità di fare. Ferma pure. Scusa, Ok. quindi sono, ecco qua, dovevamo. Sì, quindi una volta che ho calcolato il mio piazzamento, in questo caso, come si vede, non abbiamo dato dei vincoli di rotazione, ma posso evidentemente dare questi vincoli, dati l'altezza del tessuto, la lunghezza, a seconda anche del modello di sistema di taglio automatico che ho o che deciderò di appunto di avere. Il tavolo conveyor, come dicevo, la macchina conveyorizzata, come dicevo all'inizio, non mi dà dei vincoli di lunghezza dei pezzi, nel senso che posso tagliare all'infinito, nel senso che quello che non sta nella finestra di taglio poi viene ripreso. Nella macchina statica invece avrò delle lunghezze a seconda della dimensione della macchina che andrò a scegliere e dovrò tagliare quanto ci starà su quella finestra. Una volta creato il nesting viene salvato, viene messo in una cartella di rete, insomma dove lo si desidera, e si passa alla fase successiva che è quella di taglio di cui adesso vedremo un filmato. In questo caso abbiamo già steso la pelle da tagliare. Adesso io vedo un po' scatti, spero che non sia così per tutti. In questo caso stiamo tagliando un pelo di carbonio preimpregnato con una lama fissa per evitare il discorso di riscaldamento, quindi di catalizzazione poi del bordo della pelle. Posso tagliare comunque anche multistrato. Evidentemente quando taglio con una pelle sola posso evitare di andare a chiudere quella che è la superficie della finestra di taglio. Se voglio invece alzarmi con più teli, è bene appunto creare un discorso di vuoto. Questa è la fase appunto di raccolta dei pezzi. Adesso non l'abbiamo fatta sullo scarico, l'abbiamo fatta trattandosi di pochi pezzi direttamente sulla finestra di taglio, ma era appunto per far vedere i pezzi poi raccolti. Ok, Perfetto, Francesco. ringrazio. Ok, quindi a livello di workflow, lo step successivo è quello ovviamente della fabbricazione dei componenti, quindi sullo stampo pure in autoclave. E qui vediamo il prodotto finito, che è il prototipo del Cerberus, che ha gareggiato sia lo scorso anno che quest'anno, e per 2 anni di fila Polycumbent ha vinto la World Human Powered Speed Challenge, non riuscendo però a superare il record del mondo. Quest'anno l'hanno sfiorato per soli 0,2 km/h di velocità, veramente per pochissimo hanno quasi eguagliato il record. Per chiudere il discorso legato al tema degli strumenti digitali, anche per il piazzamento delle pelli,
Anaglyph propone il sistema Playmatch. Playmatch è un sistema di realtà aumentata che permette di far vedere, vedete nel monitor, al laminatore dove c'è una visualizzazione digitale, dove viene sovrapposta la vista da una telecamera collegata in qualche maniera allo stampo con la visualizzazione del laminato simulato dentro Laminate Tools. In questa maniera il laminatore non solo vede il bordo delle pelli e il punto di inserimento, ma anche delle informazioni utili durante il posizionamento della pelle sullo stampo per andare a intervenire, prevedere zone in cui ci possono essere delle grinze o delle stramature, le zone più complesse. È un kit formato da PC industriale, più software, più telecamera, più macchina di controllo agli infrarossi che permette di rilevare la posizione relativa tra stampo e telecamera, per cui in questa maniera il laminatore ha questo ausilio, quindi andando a vedere non sullo stampo ma sul monitor dove va a posizionare le pelli, ha praticamente tutti questi, riesce a interpretare e a posizionare facilmente la pelle sullo stampo. Quindi questo è qualcosa che permette di migliorare la ripetibilità del processo e la qualità finale del prodotto, oltre ovviamente a ridurre tutti i tempi di produzione, eliminando i tempi morti legati a andare a prendere le misure sullo stampo, prendere riferimenti, perché in questa maniera il riferimento è un riferimento virtuale che viene proiettato sull'immagine 3D, sull'immagine della telecamera. Riassumendo quello che abbiamo visto oggi, quali sono i benefici di un workflow digitale applicato al composto? Il primo beneficio è sicuramente quello di riuscire a prevedere e eliminare i problemi che potrebbero nascere in fase di laminazione prima ancora di essere andato in produzione. Quindi riuscire a anticipare i problemi prima ancora di aver realizzato lo stampo. Un software per la gestione digitale del progetto come Laminate Tools aiuta a individuare problemi di stramatura, grinze sul tessuto e offre tutti gli strumenti che servono per valutare un diverso posizionamento della pelle sullo stampo o un diverso partizionamento delle pelli, valutare se introdurre dei tagli lungo il perimetro. In ogni caso, tutti quelli che sono quelle tecniche che mette in pratica il laminatore per migliorare la drappabilità, il drappeggio della pelle sullo stampo. Un altro beneficio è quello di riuscire a velocizzare la generazione e la modifica dei dati necessari per la fabbricazione del composite. Mi permette di esportare gli sviluppi in piano delle pelli che posso utilizzare poi per il nesting. Mi permette di pubblicare il playbook in formato HTML o Word con le istruzioni di laminazione. Queste due fasi, senza un software per gestire la laminazione digitale, richiedono numerose iterazioni sullo stampo, mentre con Laminate Tools riesco a produrle già in fase di progetto. Poi l'utilizzo di queste informazioni direttamente con un plotter di taglio preciso e affidabile come quelli offerti da FK Group permette di velocizzare la fase di produzione e garantire elevati livelli di qualità e ripetibilità sul manufatto. Tutto questo si traduce in un contemporaneo aumento della qualità del manufatto, una riduzione dei tempi e dei costi di messa a punto della laminazione e dei costi appunto di produzione. A questo punto siamo arrivati al termine del seminario e sia io che Stefano siamo disponibili per rispondere alle vostre domande. Potete sottoporcele utilizzando la chat del GoToWebinar
una prima domanda la rivolgo a Stefano. Si chiede se esistono soluzioni di taglio del composito anche per piccole produzioni. Sì, assolutamente sì. Nostre soluzioni vengono studiate appunto con il cliente, quindi siamo veramente aperti a trovare qualsiasi tipo di, diciamo, proposta di sistema di taglio automatico che si adatti a quella che è la realtà o a quella che è la specificità richiesta in quel momento. Abbiamo installazioni da aziende che si occupano solo proprio di R&D pre-serie fino ad aziende che invece fanno una produzione massiva, ecco, quindi macchine che lavorano fondamentalmente 3 turni al giorno, 6 giorni su 7, fino a macchine che lavorano poche ore al giorno perché proprio si occupano di fare pre-serie. Anche a livello di dimensionamenti, quindi ci sono questioni di layout, di spazi, dove vanno inserite, abbiamo un po', insomma, riusciamo a rispondere un po' a tutte le esigenze. Allora, una domanda, diciamo, che è doppia, arriva sia per Laminate Tools che per FCAD. Allora, se con Laminate Tools è possibile indicare dove tagliare le ply o è una cosa automatica, con FCAD è possibile specificare che alcune ply non devono essere ruotate e altre sì? Allora, rispondo prima io sulla parte Laminate Tools. Il taglio delle pelli non è automatico dentro la Laminate Tools, deve essere il progettista che decide dove sono quali sono le curve da utilizzare per il taglio. La selezione delle pelli si può appoggiare direttamente sulla geometria. Le curve di taglio, siccome Laminate Tools utilizza un approccio di triangolazione delle superfici, vuol dire leggo un file CAD. Ma poi lui opera su una sorta di mesh STL, posso usare eventualmente gli spigoli di questa triangolazione come strumento per il taglio. Viceversa, posso importare dentro la Laminate Tools, oltre alle superfici, anche delle curve aggiuntive che mi servono appunto per rifilare le pelli. Mentre appunto la parte riguardante FCAD, se è possibile specificare che alcune ply non devono essere ruotate e altre sì. Lascio rispondere te, Allora, Stefano. quello che posso fare è dare un'indicazione di vincolo sulla serie di pezzi, però posso comunque, come dicevo, collegato anche al sistema ARC, se ho delle esigenze molto specifiche di orientamento dei pezzi, fare questo tipo di modifica direttamente sul taglio, sul sistema di taglio, andando a diciamo a correggere quella che è l'inclinazione, la posizione del pezzo, in modo che segua le fibre, nella giusta direzione. Perfetto, ti ringrazio. Altra domanda, la progettazione della laminazione, più nello specifico la selezione delle superfici, come viene effettuata? Direttamente dentro la Laminate Tools oppure si fa prima la divisione delle superfici da CAD e poi si seleziona la superficie già divisa sulla Laminate Tools? La seconda che ha detto, nel senso che con Laminate Tools conviene entrare già con le superfici partizionate con un'idea di come voglio realizzare la laminazione. Posso a livello di selezione del ply andare a selezionare più pelli contemporaneamente, quindi se ho una superficie che si estende su una serie di patch, questa è la procedura, diciamo, più indicata per poter utilizzare Laminate Tools. Quindi conviene entrare in Laminate Tools avendo già pensato prima a quello che sarà poi il partizionamento delle superfici. Allora, mi si chiede se ora non fa riferimento se a, diciamo, SmartCAE o FK Group, quindi se abbiamo strumenti di identificazione di eventuali difetti come stramature presenti sul preimpregnato. Allora, io rispondo adesso lato Laminate Tools, poi eventualmente lascio rispondere anche Stefano. Allora, Laminate Tools permette di prevedere
la stramatura. Provo a tornare un attimo in qualche slide indietro. Ok, questa qui, vediamo se riesco a trovare il fotogramma corretto. Ecco, è praticamente se io vado praticamente è questa parte qua. A seconda il Laminate Tools, metto in fermo, ritorna lì. Torna lì, ecco. Metto qua in pausa. Laminate Tools mi fa vedere sulla superficie che io vado a selezionare, su quello che è il Play, l'orientamento trama e ordito del composito. E in base al tipo di composito che sto utilizzando, quindi un tessuto, quindi trama ordito o unidirezionale, ho vari meccanismi di cinematica. Per cui dal punto di inserimento della pelle sullo stampo, se vado a stendere, può cambiare l'orientamento delle fibre. Per cui qui dentro, se io vado ad esempio a cambiare, come ho fatto in questa animazione, no, non ve la fa vedere in tempo reale, scusate. Ecco qua, se io cambio sempre per la solita pelle il punto di inserimento, invece di prenderlo in basso, lo prendo in alto, tutto il drappeggio comporterà che nella parte opposta rispetto al portamozzo avrò una stramatura, dei problemi legati a stramature o grinze, quindi a seconda se si tratta di una distorsione, diciamo, tra trama e ordito. O il fatto che si possa, diciamo, accumulare del materiale, se non sbaglio si vedeva qualcosa qua quando ci sono le pelli del portamozzo, torno un attimo indietro, ecco qua si intravede, per esempio, dove ho delle forti curvature, anche in quel caso si può addensare del materiale. Quindi con Laminate Tools riesco a vederli prima, nel senso, li anticipo. Non li vedo sul prodotto finito o sul semilavorato. Ecco, lascio rispondere a Stefano per sapere se c'è qualcosa di. Sì, allora per quanto riguarda la macchina di taglio abbiamo sempre il sistema ARC, che è la nostra diciamo, realtà aumentata. Che cos'è l'ARC? Un insieme di camere ottiche e di software che permettono all'operatore di lavorare appunto in realtà aumentata andando a verificare esattamente lo stato del tessuto della pelle che ho in quel momento sulla macchina di taglio. L'operatore quindi osservando a video se identifica delle difettosità del materiale che sta per andare a tagliare, decide direttamente come riposizionare i pezzi o escludendo dal taglio alcuni pezzi, appunto andando proprio manualmente a riposizionarli in modo da evitare queste zone di non qualità. E non serve un passaggio ritroso verso il nesting, ma una modifica che faccio direttamente sulla macchina di taglio, pur salvaguardando il mio nesting originario, ma vado appunto a fare questo tipo di correzione. Quindi, oltre a servire appunto, come diciamo prima, per quanto riguarda il giusto posizionamento, il giusto orientamento del pezzo rispetto alle fibre e per il discorso carbon look, assolutamente anche questa funzione di verificare la pelle in quel momento sulla macchina di taglio e andare a fare delle modifiche del nesting o spostamento di alcuni particolari, di alcune matematiche, geometrie che devo andare a tagliare in modo che il difetto non ricada all'interno del pezzo. Perfetto, spero che queste cose abbiano risposto alla domanda. Altra domanda, se la Mini Tools tiene conto solo dell'orientamento fibra o può calcolare anche le proprietà del materiale utilizzato? Allora, qui la domanda non mi è chiara l'obiettivo. Quello che posso dire è che Laminate Tools, e quindi ne approfitto per rispondere anche a un'altra domanda che è arrivata, se è possibile usare Laminate Tools per la modellazione agli elementi finiti. La risposta è sì. Laminate Tools può essere utilizzata come preprocessore e postprocessore FEM
per Nastran, Ansys, Abacus, Hypermesh, e quindi di fatto può gestire i dati di input di un solutore di elementi finiti, ma non calcola le proprietà diciamo, non calcola i risultati tipici del FEM. Ora non so se era questo lo scopo della domanda, eventualmente possiamo sentirci offline per un approfondimento. Ci sono altre due domande, dopodiché a questo punto mi fermerei. Viene gestita la presenza di Core? Se sì, come? Grazie. Allora, anche qui. Lato Smart Kai para Laminate Tools, lato FK Group e taglio, diciamo, del core. Vediamo di declinare la domanda nei due aspetti. Lato Smart Kai, lato Laminate Tools. Dentro Laminate Tools io posso definire un materiale core che ha un determinato spessore. Laminate Tools mi permette di calcolare. Quando vado a fare lo sviluppo delle pelli, tiene conto dell'ispessimento del materiale dato appunto dal core e quindi permette di compensare, quindi incrementando o riducendo lo sviluppo della pelle a seconda se sto lavorando su stampo maschio o stampo femmina o viceversa. Quindi la Mini Tools ne tiene conto alla stregua degli altri materiali. Si tratta di un materiale che ha uno spessore, semplicemente uno spessore maggiore. Ovviamente questa informazione sia, come dicevamo, lato produzione che eventualmente lato analisi strutturale degli elementi finiti. Lascio a Stefano per quanto riguarda il trattamento del core. Sì, ripeto, per quanto riguarda il discorso taglio automatico, niente, non ci sono problematiche, ecco, di nessun tipo. Come dicevo prima, le macchine sono in grado di tagliare un po' tutti i materiali, per cui si tratta solo in quel caso di andare a fare un dimensionamento corretto della testa di taglio che andrò a scegliere. Ok, l'ultima domanda e poi diciamo per altre cose eventualmente ci sono, stanno arrivando tutta un'altra serie di domande, ma per rimanere nei tempi vi risponderemo offline per posta elettronica singolarmente, abbiamo i vostri riferimenti. Il discorso è diciamo il discorso che affrontavamo prima sul fatto che ci siano materiali più o meno malleabili è riferito al taglio e alle caratteristiche di elasticità. Dentro la Mini Tools è possibile introdurre un parametro di drappabilità, di angolo, di distorsione, per cui è possibile avere, diciamo, di fatto introdurre dei materiali che siano un po' più rigidi e un po' più malleabili, un po' più o meno malleabili rispetto appunto al problema della stramatura e del drappeggio. Che numeri bisogna mettere all'interno di queste schede? Si va molto per esperienza, però diciamo è qualcosa che è un parametro che è sotto il controllo del progettista, per cui una volta che voi fate, ci sono dei test, dei patch test abbastanza semplici, standardizzati per determinare quello che è quest'angolo di distorsione, per cui lo potete mettere come input caratteristico all'interno del vostro modello e lo potete successivamente riutilizzare tutte le volte che avete quel materiale. Benissimo, io diciamo passerei quindi oltre, mi scuso con coloro a cui non abbiamo dato risposta, però prometto che vi risponderemo per posta elettronica prossimamente e ci avviciniamo alla chiusura del webinar informandovi del nostro prossimo evento. Fra un mese terremo un webinar avendo ospite
i membri di Race Up, il team di Formula Student dell'Università di Padova. Team che quest'anno ha vinto le gare degli eventi Formula SAE Italy 2023, classe Combustion, che competizioni che si sono tenute lo scorso luglio all'autodromo di Varano dei Melegari. Race Up utilizza già da diversi anni Ramine Tools per progettare e realizzare le vetture del team sia in classe Combustion che Electric, e i membri del team ci spiegheranno come stanno utilizzando Laminate Tools per la gestione del progetto, lato modellazione degli elementi finiti e soprattutto gestione dei dati di produzione del composito. Siamo arrivati al termine di questo seminario. In questa ultima slide trovate i link alle pagine delle soluzioni di Anaglyph, Laminate Tools e PlayMatch, e quello alla pagina dei plotter d'Italia di FK Group. Se volete approfondire ulteriormente gli argomenti di cui abbiamo parlato oggi, sia io che Stefano siamo a vostra disposizione per fornirvi ulteriori informazioni tecniche e commerciali sulle nostre soluzioni. Ripeto, per coloro che ancora a cui non siamo riusciti a rispondere, comunque vi risponderemo per posta elettronica. Non so se c'è qualcosa che vuoi aggiungere, Stefano. No, direi che hai detto tutto, che saremo lieti appunto di andare a rispondere alle domande rimaste in sospeso e che siamo disponibili per qualsiasi tipo di valutazione, test, anche in sede da noi nel nostro FK Lab per effettuare qualsiasi tipo di prova, ecco, dei vari materiali e così via. Benissimo, con questo è veramente tutto. Io vi ringrazio di nuovo per la partecipazione e spero di vedervi prossimamente al prossimo webinar dedicato ai materiali compositi. Arrivederci. Grazie a tutti, arrivederci.